Per me la lettura è una priorità nelle giornate ed è una grandissima passione, forse la cosa che faccio con meno fatica e credo che sia molto importante perché dà senso, perché dà profondità in un momento in cui siamo pieni di stimoli che molto spesso non ci lasciano niente ed è importante anche per tenere vicina la capacità di concentrarsi profondamente, quindi la lettura per me è anche una medicina essenziale, fondamentale, permette di capire delle cose che da sola non puoi capire. Il mio libro preferito è un saggio ed è Vita attiva, che poi in realtà sarebbe nel titolo originale La condizione umana di Hannah Arendt. È un testo di qualche decennio fa che rileggo continuamente e è ancora attualissimo, contiene tantissime intuizioni sul mondo in cui stiamo vivendo, sul lavoro, sulle relazioni tra le persone e sulle relazioni tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, quindi è un libro che ha ancora tantissimo da dire. Ai lettori di Ad Alta Voce posso consigliare come libro per decifrare il presente probabilmente La società senza dolore di Byung-Chul Han, che è un filosofo coreano che scrive in tedesco, e invece per guardare il futuro consiglio un libro di fantascienza visionaria che in realtà parla di altri passati possibili, che è un romanzo di Doris Lessing che si chiama Un luogo senza tempo, che racconta di un posto in cui tutto diventa sempre più rarefatto, un pianeta in cui le persone perdono progressivamente la loro identità, il loro nome, e forse potrebbe dirci qualcosa sia rispetto a dove veniamo e a dove stiamo andando. Gli autori di cui ho parlato, autori e autrici, Hannah Arendt, Doris Lessing, Byung-Chul Han, sono nel caso di Byung-Chul Han, sono state negli altri due casi particolarmente intuitivi, nel senso che lo scopo forse di un libro è quella volta di disturbare, di fare male, anche di ferire, ma di illuminare qualcosa che rimane in ombra, e questo accade sia che si tratti di un libro di narrativa sia che si tratti di saggistica. Quindi quello che tiene insieme queste tre persone, tra l'altro molto diverse, che hanno vissuto in luoghi diversissimi, è stato proprio la capacità di condividere le intuizioni che avevano avuto.